E ora, come ogni giovedì, spazio all'appuntamento con la rassegna stampa del settimanale della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, Luce e Vita. Ben ritrovati per una nuova video rassegna di Luce e Vita, il settimanale della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. È il numero 6 di domenica 5 febbraio, numero che non poteva non essere dedicato alla marcia per la pace che domenica 29 gennaio è stata vissuta a Molfetta. La prima pagina è proprio il messaggio che il Vescovo Domenico ha letto a conclusione della veglia di preghiera nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria. Vogliamo insieme rafforzare la memoria con il passato, tessendo i vincoli della continuità e della ricerca di ciò che costruisce, difende e garantisce la pace, ha detto il Vescovo. Noi quest'oggi abbiamo voluto fare un pit stop, abbiamo ripreso fiato, abbiamo voluto contarci, guardarci negli occhi e dire ai nostri vicini, ha proseguito il Vescovo, ho bisogno di te, camminiamo insieme, rallenta il passo perché non ce la faccio, dammi una mano. E così nel giornale troviamo anche una fotogallery curata da Giuseppe Clemente e Alessandro Capurso, ma anche il QR code dove poter vedere le dirette live che sono state realizzate dall'ufficio, per cui un po' tutto l'evento del 29 gennaio è stato documentato in video. A pagina 2, brevissima cronaca della tavola rotonda del sabato 28 gennaio sul tema comunicazioni e migranti. E a pagina 3 invece Susanna De Candia, ecco, riprende e ripercorre il pomeriggio di domenica 29 gennaio citando i testimoni importanti che abbiamo ascoltato, come Hashim Froh, il profugo afghano, oppure Vincenzo Roberto della cooperativa Sant'Agostino di Andria e poi soprattutto quella di padre Giulio Albanese, missionario comboniano, don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi, nonché il vescovo Domenico, e con la conclusione a cura dell'orchestra Santa De Palo del liceo scientifico Einstein di Molfetta, diretta da Gianni Carelli. Il paginone, pagine 4 e 5, sono dedicate alla giornata per la vita. Come ogni anno, la prima domenica di febbraio è la giornata nazionale italiana per la vita. Il tema di quest'anno è Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni, ci dicono i vescovi, è un popolo senza futuro perché non ha la forza e non ha la memoria per andare avanti. Voglio segnalare che la nostra diocesi, proprio per questa circostanza, sabato 4 febbraio, alle ore 17, presso l'Auditorium Regina Pacisi di Molfetta, l'ufficio di pastorale della famiglia promuove una conferenza sul tema l'affido, una scelta di vita per la famiglia. Recentemente i nostri comuni hanno cambiato un po' la normativa riguardante l'affido familiare e quindi in questa occasione, proprio con gli assistenti sociali dei comuni della nostra diocesi e alcuni esperti che hanno fatto anche esperienze di affido, ci parleranno alle famiglie, per cui rivolgiamo un invito caloroso a tutte le coppie, genitori, famiglie della diocesi a riservarsi questo momento per mettere in conto anche questa possibilità dell'affido familiare. Alle ore 17, ripeto, l'Auditorium Regina Pacisi di Molfetta, sabato 4 febbraio 2017. E sempre in tema di giornata per la vita, abbiamo voluto recensire, grazie a Gianni Antonio Palumbo, un libro, Madri, voglio vederti danzare, scritto da Antonia Chiara Scardicchio, a cura di Chiadini, e che è stato presentato di recente al Liceo Spinelli di Giovinazzo. Ciò che caratterizza questo libro Madri è il coagularsi di riflessioni, piccoli saggi, liriche perle che si agglutinano intorno ai dolori e alle angosce esistenziali. Attraverso l'esempio di madri che dall'autismo dei figli, bambini che non sono fortezze vuote, ma piene e traboccanti, hanno saputo imboccare la via lucis di uno sguardo diverso, incantato all'essenziale invisibile. L'autrice ha appreso come il dolore rappresenti solo la penultima parola. Esse si sono rialzate, trasfigurando il lutto in celebrazione e quella morte in apprendimento e benedizione. A pagina 6, Onofrio Losito ci racconta la cronaca del suo viaggio, recente viaggio ad Auschwitz.
un viaggio che ovviamente segna tutti quanti. Osservo le foto dei prigionieri e faccio fatica a credere che, nonostante tutto, custodivano forte e saldo il desiderio di non voler morire ma di sopravvivere. Ed è questo il segreto che custodisce questo luogo: la speranza sopra ogni morte, la voglia di vivere e di sperare in un futuro possibile e migliore sopra la violenza che ti consuma dal di dentro, privandoti di tutto. Con pagina 7 ci prepariamo alla prossima festa di San Corrado, il 9 febbraio, con una cronaca di come veniva festeggiata in passato a cura di Corrado Pappagallo e poi il programma che è stato predisposto dal Comitato Feste Patronali per questo anno. Infine, in ultima pagina, la rubrica di Don Giovanni De Nicolo di spiritualità e alcuni appuntamenti. La Caritas diocesana ci ricorda che il prossimo 11 febbraio in tutta Italia e quindi anche nei nostri comuni si terrà la giornata di raccolta del farmaco, iniziativa promossa appunto dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. Sapremo a breve quali sono le farmacie che hanno aderito per poter dare anche il nostro contributo nella raccolta di farmaci destinati a famiglie sia italiane che straniere bisognose di cure. E poi un'iniziativa importante, la Corale Polifonica Michele Cantatore di Ruvo di Puglia, diretta da Angelo Anselmi, promuove un concerto domenica 5 febbraio 2017, la manifestazione Ruvo canta per Amatrice, quindi un concerto il cui ricavato sarà destinato agli amici di Amatrice e una delle soliste sarà proprio il soprano Annalisa Raspagliosi di Amatrice. Ultima notizia riguarda Luce Vita, siamo in chiusura della campagna abbonamenti 2017, quindi invitiamo i lettori e gli amici a voler sottoscrivere un abbonamento, tutte le informazioni sul sito diocesano, ma anche a darci coraggio, a darci aiuto nella sottoscrizione che stiamo realizzando per la Web TV diocesana. Molti si sono fatti già avanti, ma il cammino è ancora lungo, per cui sempre sul sito diocesano, ecco, è possibile, oppure contattando la redazione, è possibile fare una piccola donazione per il bene appunto della comunicazione in diocesi. Buona lettura a tutti!